E ancora si parla di PS5 Pro, ovviamente, non c'è molto altro di cui parlare, questo è sbagliato, però mi interessa continuare a parlare di PS5 Pro. Adesso lo faccio con Lore. Buon pomeriggio, Lore. Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Ciao, Pier. Allora, ne abbiamo chiacchierato in realtà io e te un po' dietro le quinte. Mi piaceva molto questo punto di osservazione che mi hai proposto, che è molto bello, ovvero quanto secondo te PS5 Pro significa per PS6, cioè quanto è un indizio per PS6 sotto ogni punto di vista, prezzo, componentistica, posizionamento di mercato e così via. Vai, voglio un po' sentirti. Ma guarda, io ti suggerivo questo argomento qua perché ho visto che è una delle cose più presenti fra i commenti, molte delle persone scontente, quello che dicono è: se questa console è prezzata in questa maniera, allora chissà la prossima, chissà PlayStation 6, stanno preparando il terreno. In realtà a me sembra evidente che non abbia niente a che vedere il prezzo con una mid-gen, il prezzo di una mid-gen con il prezzo della generazione successiva, perché il ragionamento che faccio io è semplicissimo, cioè la concorrente di PlayStation 6 sarà PlayStation 5, non sarà PlayStation 5 Pro, e ovviamente qui si sta preparando il terreno però per un aumento di prezzo, ma non solo un aumento di prezzo, in realtà un cambio di filosofia relativo a che cos'è una macchina mid-gen. È bellissimo. Cosa ne pensi? Lore, è veramente è tutto bellissimo, perché allora, non solo quello che, a parte quello che dice, è veritiero sotto ogni punto di vista, e ne aggiungo un altro, metto ancora più carico, non solo il confronto non è con la mid-gen, in realtà il confronto non è neanche tanto con la generazione precedente, perché se andiamo a vedere lo storico, non è che PS2 costava per forza più di PS1, PS3 più di PS2, PS4 più di PS3, cioè il posizionamento di prezzo, come avviene un po' per tutta la tecnologia che non esce tutti gli anni, che quindi deve rispettare ovviamente dei canoni, ma una tecnologia che esce raramente, comunque su periodi più lunghi, è il posizionamento di mercato nell'istante in cui esce, cioè quando Sony vorrà piazzare PS6, chiaramente, come dici benissimo te, guarderà com'è il mercato, perché se ha un mercato con forte contrazione, strapieno di concorrenti, perché magari Xbox è riuscita ad avere una console di successo a 300 euro, magari c'è Switch a 350 euro, è difficile che prendano e si posizionano con una console da 1000 euro. Invece se è una situazione come adesso, dove non esiste un'altra mid-gen, cioè sono gli unici che fanno uscire nel 2024 una console, venendo già da una posizione dominante per quel tipo di mercato, e potevano scegliere il prezzo che gli pareva, perché tanto, cioè, non è che dici a sto punto compro un'altra roba. Quindi è super veritiero quello che dice, ed è un concetto molto sbagliato. L'idea è: se questa costa 800, l'altra costerà 1200 perché è più potente. È un discorso che non ha senso proprio, questa roba qua. Dal mio punto di vista, la situazione sta diventando più simile a quella delle fasce delle schede video. Io non so se tu eri d'accordo con questo tipo molto di lettura, nel senso che noi abbiamo sempre avuto delle differenze di prezzo molto importanti fra una top di gamma e una fascia entry level, e adesso secondo me questo discorso sta prendendo piede nelle console, e ovviamente nelle schede video non si è mai creato quel bravo livello di lamentela, di rabbia negli appassionati. Chiaramente ora, lungi da me prendere le difese di PlayStation, perché sia io che te abbiamo sempre detto che questo prezzo è folle, cioè proprio fin dal momento del primo annuncio, però ho paura che porti dei fraintendimenti per il futuro, per la lettura del futuro e soprattutto per quello che significa essere una mid-gen proprio, cioè che cos'è una mid-gen. È stupido. E poi aggiungo anche un'altra cosa veloce, che forse la differenza oggi è che PlayStation ha sempre avuto questo approccio all'ingegneria, che prima del lancio della console stessa si migliorava l'ingegnerizzazione, ha fatto le versioni slim fin dall'epoca di PlayStation 2, che poi è quando la console ha iniziato a vendere di più. Esatto. Quello è successo un pochino, che i momenti in cui PlayStation 2 ha venduto di più, i momenti in cui PlayStation 3 ha iniziato a vendere, perché all'inizio andava malissimo, perché è stato quando ha tagliato il prezzo, ha fatto uscire le slim. Questa volta Sony non l'ha fatto. Esatto. Non l'ha fatto neanche con le slim. E questo mi fa pensare che non ne hanno bisogno, probabilmente. Perché se no l'avrebbero fatto. È vero. Se no avrebbero tagliato il prezzo e aumentato le vendite. Assolutamente. Piuttosto facevano, invece della Pro, facevano una ulteriore slim ancora ribassata. Invece ricordiamoci che è probabilmente l'unica o una delle pochissime generazioni con l'aumento di prezzo. Certo, c'è il mercato, l'inflazione, la pandemia, ma ricordiamoci sempre che PS5 è uscita a 400 e 500 euro e oggi sta a 450 e 550. Comunque anche quello ha un valore. Se sei in una situazione drammatica di vendite, comunque anche con l'inflazione contraria, col mercato problematico, tagli i prezzi se devi liberarti il più velocemente possibile delle macchine sul mercato. Quindi anche quello ha un grandissimo valore. Assolutamente. Cioè, secondo me è il riflesso più che altro di una posizione dominante. Abbiamo una console che sicuramente non ha la potenza di fuoco di PlayStation 4 sì, all'epoca, però sta macinando gli stessi risultati. Le però ultime notizie dicono che i risultati sono in linea. In linea. Quindi viene da chiedersi perché PlayStation dovrebbe agire in questa maniera, e uno dei paragoni che è venuto fuori molto spesso è quello con l'approccio al mercato di Apple.
che è un altro argomento che possiamo aprire. Mi piaceva solo aggiungere una cosa che dicevi, quello che era molto bello sull'analogia con le fasce di mercato, con le fasce delle schede video PC, che dice una cosa molto vera, cioè è difficile che la persona arrivi e si lamenti per i 2000 euro della 4090, perché giustamente gli rispondo e dicono: ma non è che te l'ha ordinato il dottore, c'hai la 4080, la 4070, la 40, compra quello che vuoi. E un po' in qualche modo, purtroppo, perché mi rendo conto che è un po' un purtroppo, è un po' un discorso che uno può fare anche con PS5 Pro, cioè non è che ti hanno ordinato al medico spendi 800 e compri PS5 Pro, puoi sempre spenderne 4,50 e ti compri PS5 entry level, non è un obbligo, è quella differenziazione, quell'idea di potersi posizionare premium, che come detto benissimo, e qua parliamo di questo, avvicina in qualche modo a Sony a Apple, o l'avvicina o meno, perché io non so qual è il tuo punto di vista in proposito, cioè la Sony di oggi, la Sony che ti fa PS5 per 800 euro, è una Sony che si sente Apple per design, per posizionamento, per utenza anche, così via, o no? Secondo me questo è un discorso che farlo oggi, dopo che è stato lanciato Portal come device, ha un significato diverso. Cioè questo è un discorso che avremmo potuto aprire un anno fa, poi è venuto fuori che quel device viene lanciato, ha successo rispetto alle proiezioni di vendita. Oggi siamo, mentre stiamo registrando questo video, è il day one di PlayStation 5 Pro, quindi io sono molto curioso di vedere la risposta che otterremo nelle ultime settimane, perché come Apple riceve sui social dozzine di commenti, centinaia di migliaia di commenti, di insulti, e poi tutto si trova. Ogni iPhone è meglio del precedente come vendite. Esatto, voglio proprio vedere adesso quale sarà la risposta del mercato reale. Ma dal tuo punto di vista, cioè tu come lo percepisci questo, che è evidentemente un cambio di posizionamento, cioè una produttrice di console, senza voler sminuire il concetto del produttore console, che si mette a fare il DualSense Edge, che fa le pulse, le cuffie, la versione quella premium, la versione auricolare, che ti fa la PS5 Pro, che ti fa Portal, le dici benissimo, cioè la Sony di oggi si sente Apple secondo te? Secondo me è un discorso molto complicato. Allora, sicuramente Sony ha lavorato nell'arco degli ultimi 20 anni per diventare un marchio lifestyle. Già da quando facevano le scarpe da ginnastica di Sony in collaborazione con l'NBA, adesso questa cosa ancora di più, con questo focus sul design, queste presentazioni dell'hardware, addirittura in cui viene mostrata la silhouette del DualSense, anche il modo in cui viene mostrato l'oggetto. E gli è andata anche molto bene che PlayStation in molti territori del mondo, come l'Italia, è diventata quasi sinonimo di videogioco per chi non si intende di videogiochi. Cosa fai? Giochi alla PlayStation? Sì, sì, magari vero. Stai giocando all'Xbox, però si dice. Quindi è una serie di congiunture astrali. Quello che penso io è che loro un pochino si sentano Apple, però Sony è un'impresa che ha sempre risposto alla necessità. Con PlayStation 3, quando c'è stato bisogno di tagliare tecnologie, tagliare prezzi, arrivare sul mercato con un prezzo bassissimo, e la stessa cosa con PlayStation 2, perché molti non se lo ricordano, anche PlayStation 2, il vero botto di vendite quando ha superato PlayStation 1 è stato quando sono uscite le Slim, quando hanno ridotto il prezzo di 100 euro. Quindi sì, un po' si sente Apple, però se avesse bisogno di non essere Apple attuerebbe una strategia diversa, quindi così è come la vedo io. Sì, ci sta, probabilmente sì, dico, ti aggiungo forse un po' più di cattiveria, nel senso si sente Apple ma non è Apple, nel senso che, cioè, o meglio, allora è veramente complesso, perché dici tutte le cose molto molto giuste, nel senso loro hanno veramente l'allineamento degli astri perfetti, perché hanno lavorato bene, cioè non è che gli è caduta sulla testa questa roba di quando parli di videogiochi pensi a PlayStation, cioè comunque da PlayStation 1 a PlayStation 5, cioè, hanno costruito hanno creato un mercato, lo hanno definito, lo hanno lo hanno proprio incasellato e lo hanno monetizzato probabilmente meglio di tutti gli altri, adesso non so sul totale facendo un confronto con Nintendo, ma sicuramente lo hanno saputo monetizzare PlayStation, quindi chiaramente è un marchio che ha guadagnato valore perché sono stati bravi, come Apple. Non è un caso che Apple iPhone sia quella roba lì, cioè comunque hanno inventato una categoria, cioè alla fine lo hanno definita, eccetera eccetera. Il concetto è che manca quel gradino, come dici benissimo te, perché l'iPhone è pieno di gente che compra il 15 Pro, il 16 Pro, perché ci deve avere l'iPhone figo, non perché devo fare la fotografia per cui mi serve il teleobiettivo con la lente prismatica. Chi è che lo compra per quello? Ecco, manca ancora quel passettino probabilmente a PlayStation per dire: no cazzo, mi devo comprare assolutamente PlayStation 5 Pro, perché cioè quando entra dentro casa il mio amico e mi vede il PS5 Pro dice: wow, c'hai PS5 Pro e non la base? Ecco, questo però è quello che stiamo vedendo adesso. Esatto. È proprio il caso di PlayStation 5 Pro, è il caso anche di Portal. E poi aggiungo un'ultima cosetta, secondo me, che
è anche una questione di fortuna, del contesto che affronti, perché per recuperare il paragone con PlayStation 3, in cui è stato fatto il taglio, sono stati fatti era uscita una Xbox a 200 euro in meno, che era una grandissima console. È chiaro che se ti trovi in un momento di concorrenza, mi verrebbe da dire vuoto pneumatico, totale. Che non è vero, perché in realtà Xbox sta facendo bene nelle sue politiche, che però agli occhi del grande pubblico sì, sì. Ce la fa. È impercettibile per Sony, ma anche basti pensare che per me è folle che Microsoft neanche 6 mesi fa ha detto chiaramente: noi non faremo la versione mid gen, non faremo l'aggiornamento, cioè anche quello è proprio come di guarda andate voi, tanto noi neanche vi disturbiamo, quindi fate quello che volete. Cioè anche quello ha un valore assolutamente, che sul mercato stai solo e quegli altri dicono pure guarda che noi non usciamo con l'aggiornamento di metà generazione, cioè meglio di così proprio non ti può andare, proprio c'è cioè, la disfatta un po' come Nvidia e AMD, cioè quando AMD ti dice noi non faremo più le schede, questa generazione non faremo schede video di punta, cioè adesso non vedo l'ora di vedere le nuove Nvidia, ma loro potranno fare quello che gli pare perché tanto non esiste nessun altro, e questo sicuramente fa la differenza. Sono veramente super d'accordo, però ti chiudo, poi veramente chiudiamo. Però tutto questo, un po' ritornando alla domanda iniziale, non potrebbe essere un po' un indizio di PS6? Cioè comunque questo nuovo, questo tentativo di posizionamento di PS5 più del prezzo in sé potrebbe significare qualcosa su come sarà PS6 secondo te? Secondo me non tanto di PS6 quanto più dell'intero mercato console, nel senso che il mio sentimento è che c'è un avvicinamento della struttura delle console alla struttura PC, non che diventeranno dei PC, ma parlo di fasce di prezzo, esclusività, prodotto premium. Secondo me si verrà sempre di più questo tipo di approccio da parte di tutti. Ci sarà chi punterà più verso il basso, come ha già fatto Xbox, perché Series S è la più venduta, ha fatto alla rovescia, fatto all'opposto di quello che ha fatto Sony. Sony sta puntando verso la fascia super premium, Xbox probabilmente reduce anche l'era 360, dice andiamo verso il basso. Infatti mi sa che tu durante l'ultimo Tectonic dicevi proprio i problemi per Sony potrebbero iniziare se Microsoft anticipa la prossima generazione con un lancio come quello di 360. Beh, a un prezzo basso, e lì sarebbe comunque divertente. Le cose si farebbero divertenti. La fiammata di 360 è stato anche esci prima ed esci a meno. Comunque, e fai una macchina, ovviamente anche fai una macchina che funziona, che almeno esci prima con una roba di me. Esci prima a meno con una macchina che ha senso. Per quello dicevo, cioè magari potrebbe cambiare tutto, perché se PS6 arriva in ritardo e intanto la nuova Xbox ha fatto i fuochi d'artificio, un po' devono aggiustare il tiro perché diventa rischioso. Sai una cosa che mi è venuta in mente? Quando PlayStation ha presentato PlayStation, la prima PlayStation al CES di Las Vegas, ci sono i video, la settimana prima era stato presentato la console di Sega che usciva a $399 e il discorso del presidente di Sony è stato uscire sul palco e dire $299, ha detto solo il prezzo, se e ne basta. Questo ci fa capire quanto sono importanti queste cose agli occhi dei consumatori. Perché alla fine è quello che conta, i soldi che ti devi tirare fuori dalle tasche. Grazie della chiacchierata Lore, io ne approfitto come al solito ricordarvi a tutti di seguire il canale YouTube, suonare la campanella, date un'occhiata anche al sito multiplayer.it perché ci sono un sacco di contenuti, non solo su PS5 Pro. Di nuovo Lore, è stato un piacere, alla prossima. Piacere mio, ciao a tutti ragazzi, grazie mille.